Hanno compiuto il loro primo passo verso i confini della realtà. Sì? Maggiore Kuchenko? Lei chi è? Un amico. Non si preoccupi. Può spegnere la luce e cercare un posto dove nascondersi. Entrerò con le mani alzate e i palmi aperti. Maggiore Kuchenko? E lei è... Un amico. Posso entrare? Grazie. È stato lei a chiamare al telefono? Mm-hmm. Abbiamo scambiato due chiacchiere. Ma che bel posticino. Chi lo occupava prima di lei? Un ratto? Una scelta diversa sarebbe stato un lusso. Già, in effetti è così. In questo senso lei è un pover'uomo, maggiore. Però qui c'è un letto, comunque. Dei quadri appesi al muro. Un tappeto. Anche se mediocre. Ma una sistemazione discreta, direi. Ah, guarda, ma che meravigliosa veduta dell'edificio di fronte. Sa, ci sono posti anche peggiori dove passare una serata. Lo so. Sono stato in quei posti. È vero. Sì, è vero. La Siberia è piuttosto fredda. Cosa ne pensa? Mi dicono che ha un clima sgradevole. Le hanno detto bene. È una giungla di ghiaccio. Giungla di ghiaccio. È meraviglioso. Che espressione letteraria. La Siberia è una giungla di ghiaccio. Ovviamente lei si riferisce alle persone. Mi riferisco a certe persone. Deve essere stato spiacevole per lei. Abbastanza spiacevole da spingerla a rinunciare al suo paese di origine e a cercare asilo in questo paese. E così arriviamo al punto. Lei è stato un prigioniero politico. E poi è scappato. Si è nascosto per 12 anni. È arrivato qui in questo paese neutrale. E ora sta disperatamente cercando di salire su un aereo che la porti in una nazione occidentale. Ma... lei sente di essere sorvegliato? So di essere sorvegliato. Ma... sa da chi? Molto bene. Me lo dica. Chi è? Si guardi allo specchio, commissario. Complimenti, maggiore. Ha una buona memoria. Io mi ricordo bene. Io mi ricordo il dolore fisico e gli interrogatori durati mesi.